Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sarò breve perché abbiamo aspettato un po' tanto. Quindi, oggi l'Assemblea è chiamata a esprimersi sulla delibera che modifica il regolamento sul contributo di soggiorno di Roma Capitale. Si tratta di un tassello importante che fa parte di una strategia un po' più ampia, che abbiamo portato avanti in questi mesi. Abbiamo fatto in modo che già prima di questo provvedimento ci fosse una relazione tra il contributo di soggiorno e i pilastri sui quali stiamo lavorando per il turismo, quindi promozione, accoglienza e decoro. Sulla promozione abbiamo spinto tantissimo su quello che sono i contatti con tutti i player, incluso l'aeroporto, per portare un turismo più qualificato a Roma. Abbiamo lavorato sulla comunicazione, abbiamo aumentato le vendite di Roma Pass, abbiamo aumentato la nostra presenza sui social, che è triplicato in questi anni. Quindi anche per questo Roma negli ultimi 2 anni è diventata la terza meta più apprezzata a livello mondiale secondo i Traveler's Choice Awards. Questo, siamo molto orgogliosi di questo. Abbiamo avuto un incremento l'anno scorso di 3 punti percentuali in termini di visitatori. Abbiamo avuto in più, e cosa più importante, che dimostra l'efficacia della nostra azione, un più 5% nei hotel a 5 stelle, che in questo periodo sono passati da 36 a 41 hotel 5 stelle. Per cui è importante che si lavori bene sul turismo utilizzando la quota parte destinata al turismo del contributo di soggiorno. Un altro elemento importante legato al contributo di soggiorno è la costituzione della Convention Bureau, che gli operatori e la città chiedevano da decenni. Posso dire con grande orgoglio che a solo 9 mesi dalla costituzione del Convention Bureau di Roma abbiamo già avuto 103 aziende aderite, 76 richieste da parte degli operatori del congressuale, di cui 29 congressi confermati. Quindi questo è un grandissimo risultato del nostro operato. Tornando al regolamento, questa modifica che stiamo portando oggi alla vostra considerazione è importante e ha delle importanti novità. Con la modifica, per la prima volta, viene estesa l'applicazione del contributo di soggiorno anche agli immobili destinati a forme di locazione breve, tra cui gli alloggi per uso turistico, cosiddetti Airbnb. Si tratta di tutte quelle forme di locazione di immobili privati o parti di essi per un periodo non superiore ai 30 giorni. La misura del contributo di soggiorno è stato fissato euro 3,50 euro per persona a notte, ovvero lo stesso importo previsto per le strutture ricettive similari, quindi B&B, case vacanze e affittacamere. Si applica nella misura massima di 10 giorni consecutivi. Si tratta di una modifica che va incontro a diverse esigenze. Primo, a Roma è presente un numero elevatissimo di offerte. Le stime parlano di 27.000 annunci sulle principali piattaforme telematiche. Grazie al nuovo provvedimento introduciamo una forma più efficace di controllo sulle locazioni, favorendo l'identificazione delle strutture e quindi attuiamo un contrasto più capillare nei confronti dell'evasione. Imponiamo maggiori criteri di trasparenza per tutte le attività. Tutto questo genererà nuove risorse che vengono stimate in circa 20 milioni di euro di introiti a regime all'anno. Grazie alla regolamentazione poniamo anche dei freni alla trasformazione che hanno caratterizzato negli ultimi anni il tessuto urbano, soprattutto in aree centrali della città, generando l'allarme di comitati e residenti, fenomeni che stanno rischiando di modificare l'assetto demografico e socio-economico delle nostre città, creando uno squilibrio nel mercato immobiliare e nell'offerta commerciale. La crescita di esercizi commerciali mordi e fuggi a discapito del tessuto commerciale storico della città, contro il quale abbiamo scritto anche il nuovo regolamento per la tutela della città storica del sito UNESCO, che a giorni vi sottoporrò alla vostra approvazione. Anche in questo modo tentiamo di arginare quegli effetti indesiderati dell'overtourism. Infine, queste misure saranno utili alla sicurezza. Abbiamo troppe locazioni che sfuggono ai censimenti ufficiali, locazioni fantasma, ed è importante quindi avere un quadro dettagliato di chi soggiorna in città, consentendoci di sviluppare iniziative più mirate per la gestione e controllo, anche in collaborazione con le forze dell'ordine, le associazioni di categoria e le piattaforme di prenotazione sul web. Sicurezza anche per gli stessi turisti. Maggiore trasparenza delle strutture vuol dire anche una maggiore conoscenza della qualità dei servizi prestati a chi sceglie la nostra città. L'immagine della città è fondamentale per tutta la filiera.
Queste modifiche recepiscono alcune innovazioni della disciplina nazionale. Infine, nell'elemento di non poco conto, fissiamo ruoli e competenze dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché i gestori di portali telematiche di home sharing, come ad esempio Booking.com, Airbnb, eccetera. Queste aziende si sono già dimostrate disponibili a stipulare convenzioni volte alla definizione dei criteri e delle modalità di versamento e riscossione delle somme dovute a Roma Capitale. Infine, il regolamento prevede che il 5% degli introiti possa essere riservato a fini specifici in campo ricettivo, anche in base a quanto prevederà la Commissione in cui sono coinvolte le associazioni di categoria e gli operatori, anche per indirizzare e suggerire investimenti nel settore del turismo. Infine, sono state introdotte nuove fattispecie di esenzioni a favore dei soggetti impegnati nel fronteggiare situazioni di carattere sociale e di emergenza. Questo mi consente anche di ricordare l'impegno di questa amministrazione che ha dimostrato da subito nei confronti di chi si trova in condizioni di difficoltà con il protocollo d'intesa per l'assistenza alloggiativa temporanea. Grazie.